Con l'albo celebrativo Paperino numero 500, Panini Comics ha iniziato a sperimentare qualcosa di nuovo per la sua gestione degli albi disneyani. Ogni storia di quell'albo, infatti, era stata introdotta ad un articolo scritto ad hoc, una situazione che richiama la gestione fatta da Luca Boschi una ventina di anni fa. E la cosa è ulteriormente confermata dai due numeri successivi, in cui nel sommario viene scelta una storia particolare per essere introdotta ai lettori di oggi con un articolo. E sul numero 502, uscito a fine marzo 2022, la storia scelta, Paperino e Paperoga in Largo Fate Spazio, è veramente molto particolare. Pubblicato originariamente su Topolino numero 2200, presenta due caratteristiche interessanti. Innanzitutto la chiusura con una doppia splash page, che è al contempo molto divertente ma anche molto spettacolare. E poi nel corso della storia troviamo un'altra pagina, anche questa una splash page, che ricorda alcune illustrazioni realizzate da Jack Gaughan per il romanzo Golem 100 di Alfred Bister. La storia, scritta da Fabio Michelini e disegnata da Giuseppe Dalla Santa, vede Paperino e Paperoga impegnati in una missione spaziale per conto dello zio Paperone. Questi, infatti, ha mandato i due nipoti nello spazio per riparare uno dei suoi satelliti telecomunicazioni. Il problema è che quando in una missione è coinvolto Paperoga, l'esito disastroso è garantito. E in questo caso Paperoga riuscirà a scombinare non solo le telecomunicazioni di Paperopoli, ma di tutto il mondo. E proprio per rappresentare nel modo migliore possibile queste telecomunicazioni così scombinate, che Giuseppe Dalla Santa propone la splash page in cui le informazioni vengono distorte fino a cadere un po' come all'interno di un buco nero verso il centro della pagina stessa. L'argomento scientifico del video, come intuibile dal tema della storia, sono quindi i satelliti, in particolare i satelliti di telecomunicazioni. La loro storia e il loro lancio sono strettamente legati alla guerra fredda che è stata in corso per buona parte del XX secolo tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il primo satellite ad essere stato lanciato in assoluto nello spazio è lo Sputnik 1. Era il 4 ottobre del 1957 quando i sovietici lanciarono la loro sfera metallica in orbita intorno alla Terra. Lo Sputnik compì all'incirca un paio di orbite o qualcosa del genere e nel corso di queste trasmise verso la superficie della Terra un segnale costituito da alcuni beep regolari. Possiamo quindi considerare lo Sputnik non solo come il primo satellite in assoluto, ma anche come il primo satellite di comunicazione lanciato dagli esseri umani. Il suo beep cosmico venne rilevato anche dai radioamatori, inclusi quelli americani. Il primo satellite di telecomunicazioni propriamente detto è invece lanciato dagli USA, in particolare dalla DARPA, ovvero la Defense Advanced Research Projects Agency. Il satellite è il Project SCORE. È un satellite lanciato per verificare la possibilità delle telecomunicazioni spaziali. Nell'esperimento sono coinvolte quattro stazioni radio poste in Georgia, Texas, Arizona e California. Il satellite riceveva il segnale da una delle stazioni poste a terra attraverso due antenne riceventi, quindi lo amplificava e lo rimandava sulla superficie della Terra tramite altre due antenne realizzate appositamente per ritrasmettere il segnale. Il primo satellite di telecomunicazioni passivo è invece l'Echo One, lanciato dalla NASA il 12 agosto del 1960. Viene anche considerato come il primo satellite di telecomunicazioni propriamente detto. Con questo satellite si provò a verificare la possibilità di telecomunicazioni intercontinentali. Il fatto che è indicato come satellite passivo ci dice che non aveva a bordo alcuna strumentazione elettronica per ritrasmettere il segnale in un altro luogo della Terra. Sostanzialmente funzionava con la semplice riflessione delle onde.
Il primo satellite di telecomunicazioni attivo, invece, cioè che portava a bordo una strumentazione elettronica sviluppata ad hoc, è il Courier 1B, anche questo lanciato dalla NASA, il 4 ottobre sempre del 1960. Sempre la NASA lanciò l'11 luglio del 1962 il Telstar 1, il primo satellite di telecomunicazioni mandato in orbita per conto di un consorzio privato, costituito da tre aziende: la Bell Telephone, l'azienda di comunicazioni britannica, all'epoca la General Post Office, oggi diventata British Telecom, e la francese PTT. Il 26 luglio del 1963 venne lanciato invece il SICOM-2, il primo satellite di telecomunicazioni in orbita geosincrona. Un oggetto posto in orbita geosincrona completa la sua orbita in un tempo pari al giorno siderale, ovvero 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Questo vuol dire che per un osservatore posto sulla Terra, l'oggetto, il satellite nello specifico, ritorna nella stessa posizione nel cielo ogni 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Il primo satellite di telecomunicazioni geostazionario invece è il SICOM-3, lanciato anche questo dalla NASA il 19 agosto del 1964. Un satellite risulta geostazionario quando la sua posizione rispetto a un osservatore posto sulla superficie della Terra è sempre la stessa. Questa situazione si verifica solo su una particolare orbita detta appunto orbita geostazionaria, posta a 35.790 km. I satelliti geostazionari percorrono questa orbita con una velocità di 3 km al secondo, all'incirca pari a 11.000 km orari. È un'orbita particolarmente interessante, quindi anche particolarmente ambita, per tutti i satelliti di telecomunicazioni e meteo. Il 6 aprile del 1965 inizia infine l'era dei satelliti di telecomunicazioni commerciali. Quel giorno, infatti, l'azienda lussemburghese Intelsat lancia l'Intelsat 1, il primo satellite di telecomunicazioni commerciale. Dopo questa carrellata nella storia dei primi anni dei satelliti di telecomunicazioni, ricordandovi di andare in descrizione per leggere tutti i link di approfondimento, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. E ovviamente, saluti a tutti!